Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da Zero a 42. Sono sempre stato un amante del verde e della natura. Anche prima di iniziare a correre e fare trail, ogni tanto mi concedevo qualche bella passeggiata all'insegna del trekking. Tuttavia è ormai un annetto e spiccioli che praticamente ogni weekend e qualche volta pure infrasettimanalmente vado a correre sui sentieri. E con il passare delle uscite ho anche di conseguenza aumentato il numero di occasioni in cui ho incontrato altre persone. Chi a piedi, chi in bici, chi di corsa, chi ha con il proprio cane e così via. Purtroppo non tutti si sono sempre comportati nel modo più corretto. Polite si potrebbe dire in inglese. Non che abbiano fatto cose gravi in assoluto, ma magari non hanno rispettato alcune regole di comportamento che io stesso ho appreso nel tempo e che tuttora sto imparando. E ho deciso un po' di raccoglierle queste regole, che sono, come al solito, di buon senso e di comportamento generale, una sorta di galateo del trail, ma non solo del trail. Regole non scritte, che però chiunque vada per sentieri, a prescindere dal mezzo utilizzato e dalla velocità di crociera, dovrebbe conoscere. Infatti, ciò che dirò non sarà specifico per chi fa trail running. Di conseguenza, mi piacerebbe che questa puntata l'ascoltassero anche i non trailer, ma tutti coloro che vanno a vivere i sentieri anche solo saltuariamente. Se volete aiutarmi in questo senso, vi invito a condividere l'episodio con chi secondo voi potrebbe essere interessato e toccato da queste norme di etichetta. Ma bando alle ciance, vediamole allora. La prima, lasciate spazio agli altri. È bene lasciar strada anche agli altri utenti del sentiero, escursionisti, appassionati di mountain bike, altri trail runner, eccetera, eccetera. Non esiste una norma fissa su chi debba avere la precedenza sui passaggi e sui sorpassi, ma generalmente si usa lasciar passare chi va più veloce per non intralciare. E quindi, se si incontrano dei bikers, è giusto farsi da parte. Considerate anche che è più facile fermarsi e ripartire per una persona a piedi rispetto ad una in bici. Questo vale pure, ovviamente, se c'è un altro runner che ci supera. Lasciatelo passare appena c'è spazio, se possibile spostandovi lateralmente, facendolo guadagnerete un sacco di punti karma. Per la cronaca, qualche volta mi è capitato di trovare gruppi di persone a passeggio che non si spostavano, anzi, era quasi più come se avessero intenzionalmente accelerato il passo della loro camminata, quasi per non lasciarmi passare. La cosa è stata fastidiosa ed irritante. Se chi vi sorpassa, tra l'altro, vi dice di spostarvi a sinistra, non andate a destra e viceversa. Probabilmente ha visto da dietro di voi, con una visione migliore, quale potrà essere la traiettoria migliore da seguire o dove c'è spazio per voi dove mettervi, fidatevi. E già che ci siete, quando fate passare qualcuno di più veloce, prendetevi con l'occasione un secondo di pausa per bere o per scattare una foto prima di continuare. Questo perché probabilmente entrerà in gioco l'impulso competitivo che vi farà venire voglia di aumentare la velocità per stargli dietro. Il discorso è simile quando incrociate altri trail runner in direzioni opposte, anche se qua in verità ci sono due scuole diverse di pensiero. C'è chi sostiene che chi è in discesa dovrebbe cedere spazio a chi va in salita, in primis perché lo sforzo per fermarsi e ripartire in salita è maggiore, e poi perché in discesa si ha spesso un angolo di visione migliore. Se poi chi sta salendo vuole fermarsi per prendersi una pausa, lo farà capire chiaramente. Però c'è anche chi dice che invece dovrebbe essere il contrario, perché chi va in discesa è più veloce e dovrebbe avere la precedenza. Non essendoci una regola scritta, non si sa bene chi abbia ragione in termini assoluti, ma se mi chiedete un'opinione personale, scelgo la prima opzione. In ogni caso, a prescindere da chi abbia ragione, prima o poi capita qualche situazione di indecisione comune, anche perché a volte lo spazio a disposizione non è tantissimo, specialmente sui sentieri in single track. Lì, lo dice il nome stesso, ci passa una persona sola. In questi casi di dubbio,
siate sempre gentili e cortesi, tanto non scappa nulla. E questo indipendentemente dal fatto che siate in pianura o che stiate andando in su, in giù, a destra o a sinistra. Prendetevi un secondo, spostatevi se avete dei dubbi, tanto chi se ne frega. Numero 2, sorpassate con stile. Perché ogni tanto, al contrario, capita di riuscire a superare qualcuno. Pure a me che sono una chiavica. E ci sentiamo dei fighi a farlo, non neghiamolo. Tuttavia, non sono un fan di urlare alle persone «Pista!». A volte, per far notare il proprio arrivo, basta semplicemente un rumore educato, come schiarirsi un po' la gola. Se poi ancora non vi fanno passare, può essere sufficiente un educato «Permesso, mi scusi», che sarà probabilmente più efficace del gridare «Lavoratori!». Numero 3. Avvisate le altre persone in caso di gruppi. Casomai stiate correndo, o forse un po' più probabilmente andando in bici in più persone, se qualcuno si attarda è comunque bene avvisare chi state incrociando sul percorso. Dopo aver salutato basterà dirgli «ce ne sono altri due», per esempio. E così loro saranno pronti a spostarsi o comunque saranno attenti a sapere che tra poco sopraggiungeranno i vostri compagni di viaggio. Quarta regola, anche in gruppo occupate poco spazio. Per restare sul capitolo gruppi e spazi occupati, se state correndo in due, in tre, a meno che non vi troviate in un punto davvero largo o in una zona dove non trovate nessuno, non occupate tutto lo spazio del sentiero, ma lasciate modo anche agli altri per far passare le persone che viaggiano in direzione opposta. Regola numero 5, rimanete sui sentieri segnati. Questo, oltre che essere un suggerimento per una buona norma di comportamento, è anche un consiglio per la vostra incolumità. Purtroppo a volte capita di trovarsi su sentieri sporchi, abbandonati, difficili da percorrere e da affrontare, con piante lunghissime, alberi caduti, dove l'incuria ha fatto sì che la natura abbia preso il sopravvento. È successo anche a me. In questi casi le soluzioni sono due. Tornate indietro, ripercorrendo il sentiero al contrario fino al primo bivio buono per trovare poi un'altra strada, oppure proseguite sperando che la situazione migliori. Ovviamente questa è una scelta un po' più coraggiosa. Se optate per questa decisione, almeno assicuratevi che non manchi molto a un bivio o a un punto più sicuro, perché a meno che non conosciate benissimo la zona, potrebbe trattarsi di un piccolo rischio. In ogni caso, mai abbandonare il sentiero segnato, perché anche nella peggiore delle ipotesi, restando sulle tracce ufficiali, in qualche modo tornerete a casa. Abbandonandole invece potreste incorrere nel rischio di perdervi. E fidatevi che nel bosco è molto più facile perdere l'orientamento di quanto si possa credere. Numero 6. Non lasciate tracce della vostra presenza e non sporcate. Penso sia superfluo dirlo. So benissimo che se siete qui, se mi state ascoltando, siete degli illuminati e non vi comportate così. Ma troppo spesso mi è capitato di trovare sporcizia sui sentieri. Questo non si applica solo ai sacchetti in cui si trova il vostro cibo o il vostro gel. Vale anche per i fazzoletti di carta, ma anche per la cacca del cane, per chi non corre, ma va piuttosto a fare la passeggiata con il proprio amico a quattro zampe. Se proprio la cacca non la volete imbustare e portare a spasso, perlomeno toglietela dal sentiero, che già è stretto di per sé. Aggiungere un'ulteriore difficoltà a chi ci passa non è carino. Invece, quando vi alimentate, portate con voi le cartacce, riponendole da qualche parte. È vero che questa operazione vi rallenterà leggermente, ma chi se ne frega? Qualsiasi pezzetto di carta o di plastica lasciato per strada è pur sempre sporcizia. Altra banalità, cercate di non perdere accidentalmente i gel e tutti i vari integratori che portate con voi. Non solo non li avrete a disposizione nel momento del bisogno, ma inquineranno parecchio per via dei loro involucri di plastica. Regola numero 7, gestite i cani sul sentiero. Visto che prima si accennava ai cani, facciamo un focus su di loro. Se state percorrendo un sentiero con il vostro cane, assicuratevi che sia davvero ben addestrato.
Più di una volta mi è capitato di imbattermi in cani liberissimi a correre sul sentiero e incrociare qualche minuto dopo i relativi padroni e dirmi: tranquillo, non ti morderà mai nella vita. Sicuramente sarà così, il vostro cane sarà fantastico, mega addestrato. Ma le leggi sul guinzaglio esistono per un motivo. E anche se il vostro cane è davvero super amichevole e vi fa le feste, ci sono un sacco di persone là fuori che hanno una paura mortale del vostro amico a quattro zampe, specialmente quando si sta correndo a tutta birra verso di loro. La regola giusta sarebbe quella di lasciare il vostro cane senza guinzaglio solo nelle aree segnalate. E anche una sicurezza in più nei confronti dell'animale stesso. Inoltre, tenetelo nel vostro campo visivo e assicuratevi che sappia fermarsi o venirvi incontro quando lo chiamate. Ottava regola, se la natura chiama, potete anche rispondere. Sempre per restare in tema di cose naturali, beh, può capitare di trovarsi in un bosco e avere un irrefrenabile desiderio di espletare i propri bisogni. Prima o poi capita a tutti, non c'è nulla di cui vergognarsi. Però anche qua è bene comportarsi almeno con decenza. Se si tratta di pipì, evitate di farla lungo il passaggio, che non è carino da vedere. Se si tratta di qualcosa di più, allontanatevi il più possibile dai punti di passaggio e dalle fonti d'acqua. Ovviamente restando in zone di sicurezza, senza addentrarvi troppo nel bosco col rischio di perdervi. Se riuscite, la cosa migliore sarebbe quella di scavare una buchetta, fare quello che dovete fare e poi coprirla. Nessuno del resto brama inciampare e finire nei vostri bisognini. A tal proposito, è proprio uscito in questi giorni un ottimo video del grandissimo The Walking Nose su YouTube che vi spiega proprio come fare la cacca nel bosco. Ve lo linko nelle note dell'episodio perché lui è stato molto più preciso e dettagliato del sottoscritto, che ha toccato solo parzialmente l'argomento. Regola non scritta, numero 9, evitate le cuffiette. O almeno tenete un orecchio libero. Indossare le cuffie con la musica e non avere completa percezione dell'ambiente circostante può creare dei problemi, come non sentire le altre persone sopraggiungere. E poi, dai ragazzi, sminuisce anche la bellezza naturale e la meditazione in movimento a 360 gradi che vi fa vivere il trail running. Se proprio avete necessità assoluta di ascoltare la musica durante la vostra corsa, usate un solo auricolare e tenete il volume basso. Numero 10, siate gentili, rispettosi nei confronti del sentiero tracciato. Se possibile, evitate di correre su trail nei momenti in cui il terreno è davvero fangoso, non solo perché non è il massimo per voi e per la vostra sicurezza, e aggiungiamoci pure che farete una fatica bestia, ma anche perché così tenderete a rovinare i sentieri stessi. Quando si passa sul fango, a piedi o anche in bici, specie in inverno, le orme creano dei segni, dei solchi, che magari si ghiacciano pure. Questi solchi però difficilmente si sistemano e ci vorrà molto tempo affinché quel punto diventi di nuovo piacevole da correre. Penso che se avete un minimo di esperienza di trail alle spalle, almeno una volta vi sarà capitato di trovarvi su un sentiero rovinato da runner o da ciclisti che ci sono andati troppo presto dopo la pioggia o dopo la neve sciolta, rendendoli così difficili da praticare. Però è anche giusto dire che quando incontrate una pozzanghera occasionale, una chiazza di fango, a volte è inevitabile, cercate di correrci attraverso di essa, magari rallentando, così almeno da evitare di allargare il sentiero, perché a correre sempre intorno alla pozzanghera, poi il sentiero si allargherà e la natura sarà sempre meno. Numero 11, non tagliate le curve. Soprattutto per i sentieri stretti, specialmente per i single track, non andate a mettere i piedi fuori dal tracciato. Rovinate la natura perché i cespugli e l'erba ai lati del sentiero si deteriorano. Inoltre, potreste rischiare per la vostra salute, per la vostra incolumità, perché ci sarebbe il rischio di non accorgervi di radici, sassi o erba più scivolosa. Godetevi il sentiero che avete di fronte e muovetevi entro i suoi confini. Numero 12. Se necessario, date una mano. Se vedete qualcuno in difficoltà, magari seduto al lato del sentiero, a piedi ma anche con la sua bici, o semplicemente con l'aria un po' smarrita,
fermatevi e controllate se hanno bisogno di aiuto. Può capitare a tutti di trovarsi in una situazione in cui si sbaglia strada, si inciampa e cose del genere. Questa volta lo aiuterete voi, ma potrebbe anche accadere il contrario facendo le corna, e sarete ben felici di ricevere soccorso se mai ce ne sarà la necessità. Tredicesima regola non scritta, salutate. È vero che se andiamo a correre da soli nei boschi è perché sotto sotto siamo un po' misantropi, ma siate gentili e salutate chiunque incontriate lungo la vostra strada. La prossima volta che incrociate qualcuno o lo sorpassate, assicuratevi di aggiungere un piccolo ciao e anche un grazie se vi hanno lasciato spazio. È un gesto tanto semplice quanto apprezzato. Numero 14, fate amicizia. Sì, state correndo, magari pure in salita, e state soffrendo e state maledicendo la vostra idea di andare a fare questo trail complicatissimo. Ma anche se non conoscete nessuno là fuori, potreste incontrare qualcuno che farà un pezzo di allenamento con voi e potreste scambiare volentieri due chiacchiere, anche solo chiedendo informazioni sulla zona o passando il tempo distraendovi. E se avete trovato un ritmo comune ad entrambi, piacevole, che vi permette di correre e parlare amabilmente, non accelerate solo perché c'è un segmento di Strava dove prendere il com. In altre parole, non fate gli stronzetti e non tirate il collo agli altri. Quindicesima ed ultima regola, gentilezza e buonsenso. Ultima che però forse è la più importante di tutte. Ed è anche un po' una sorta di filo conduttore di tutte quelle enunciate finora. Siate gentili, educati, usate la testa, usate il buonsenso. Non fa mai male ricordarsi della regola d'oro «tratta gli altri come vorresti essere trattato tu». E quindi agite con intelligenza, sia nel rispetto della natura che delle altre persone. Non sporcando, salutando, non rompendo le palle agli altri e così via. Il sentiero è di tutti, allo stesso modo, nella stessa percentuale. Viviamoci in armonia, non solo con la natura, ma anche con tutte le altre persone. Spero che queste regole non scritte vi siano piaciute e che vi possano aiutare nel correre e nel vivere meglio ogni qualvolta andiate per i sentieri delle vostre zone. Fatelo, tra l'altro, andate sui sentieri perché merita, è inutile dirlo. E allora fatemi sapere se ci sono altre regole di comportamento da seguire sui trail. Mi trovate come al solito al mio account @LorenzoMaggiani su Telegram, che è il canale che preferisco, oppure mi trovate anche su tutti i social sui quali vi invito a seguirmi. Vi invito anche a iscrivervi al canale Telegram e al Patreon se volete sostenermi. Schiacciate i tasti, iscrivetevi, condividete, fate tutto quello che volete, tanto lo sapete quali sono le chiamate all'azione. E allora per oggi è davvero tutto. Cari runners, ebbene sì, anche il trail ha il suo galateo. Ci sentiamo alla prossima puntata.